Salve popolo YouTube, oggi è un giorno dove dobbiamo essere hardcore, oggi è un giorno dove dobbiamo essere seri, oggi è un giorno per Serious Sam. Cioè, non che ci sia una particolare ricorrenza riguardo a Serious Sam, semplicemente che oggi recensiremo un gioco che riguarda la serie di Serious Sam. Scusa, come dici, ecco? Sì, no, lo dico, scusa. Sì, non è uno dei tre giochi della serie di Serious Sam, ma semplicemente un giochino indie che si ispira a questa serie. Infatti, se voi non lo sapete, l'anno scorso è uscito Serious Sam 3 e per festeggiare questo evento, Croteam ha indetto un piccolo concorso fra piccoli sviluppatori indipendenti che hanno sviluppato diversi giochini casual. Con appunto che si ispirano appunto alla serie di Serious Sam. E quale di questi recensiremo stasera? Ecco, quello lì? Proprio quello? Oddio, vabbè. Stasera recensiremo Random Encounter, cioè Serious Sam The Random Encounter. Quindi diciamo che è un po' la pecora nera di questa serie di giochini. Vabbè, ma non perdiamo altro tempo. E per recensire questo gioco dovremmo essere veramente hardcore. Quindi tu non serve più. E poi mi devo un attimo preparare per essere bene, prepariamoci ad affrontare The Random Encounter. Bene, Serious Sam The Random Encounter, come avevo già anticipato, è la pecora nera della famiglia, quello che nessun videogiocatore dovrebbe anche solo provare. Anche se i tre elementi cardine di Serious Sam sono presenti, quindi armi, tonnellate di nemici e lo strafe, sto gioco non ha nulla a che vedere coi fasti raggiunti dalla serie principale, ma neanche con la mediocrità raggiunta da qualsiasi altro tipo di gioco simile presente sul mercato. Per iniziare, cominciamo dal prezzo. Sto giochillo costa ben 4 euro. Ora, non è che io sia uno che stia a badare al pelo nell'uovo, eh. Dopotutto 4 euro non è che siano una gran cifra. Però il gioco dura circa 50 minuti, quindi 50 minuti, con nessuna, e dico nessuna, rigiocabilità. 50 minuti però se siete fortunati e se riuscite a battere il maledetto ultimo mondo alla prima botta. Già, perché il problema fondamentale di Random Encounter è proprio questo, che di casuale ha tutto. Persino il modo in cui eventualmente sarete portati a vincere una battaglia. Tutto è guidato dal caso e solo da quello. Potreste provare una sezione 100 volte, perdendo tutte 100 le volte, e tuttavia riuscire a superare lo schema alla 101ª volta senza alcuno sforzo. Insomma, conta solo il caso, la fortuna e la botta di culo. Lo schema del giochillo è quello tipico dei JRPG della gloriosa epoca 16-bit. Quella entrata nella leggenda grazie a titoli come Final Fantasy, Chrono Trigger e Secret of Mana, ovvero una serie di dungeon al cui termine si trova un boss. Nel mezzo tonnellate di incontri casuali, casse da aprire e meccanismi da attivare per proseguire. Ora, eccezione fatta per l'ultimo elemento, gli altri li ritrovate tutti in Serious Sam 3, con la differenza che sono decisamente mal distribuiti. Tanto per cominciare, i dungeon si risolvono spesso in una sola schermata, vuota come le tasche degli italiani in questo momento, se non fosse per la presenza di qualche cassa da aprire contenente medikit, nuove armi, robaccia varia e, se il gioco è particolarmente clemente, qualche bomba seria. Tutta roba inutile comunque. I boss al termine di ogni dungeon sono di una facilità imbarazzante. Basta scaricargli addosso una qualsiasi arma per vederli soccombere in modo atroce. E toh, proprio perché non vogliamo farci mancare nulla, è presente anche un party. Gli altri due membri del trio, Testosterone, sono un tizio di colore che, forse per ossequio ai vari cliché, è sempre il primo a crepare, e il classico cowboy gay sceso direttamente da Brokeback Mountain. Le armi a disposizione sono molteplici: fucile, lanciarazzi, lanciagranate, cannone, tutto molto bello se non fosse per il fatto che ognuna è totalmente inutile. Ad esempio, la mitragliatrice arreca un danno nullo ai nemici e il lanciarazzi è ottimo, ma può sparare solo un colpo a turno. Sì, perché il gioco è a turni, con l'opportunità però di muovere i personaggi per teoricamente schivare i colpi dei nemici. Questa cosa però è completamente impossibile, dato che i colpi sono così tanti e così grossi che evitarli è più improbabile che vedere 10 euro in più sulla busta paga di questo mese. Torniamo alle armi, possiamo anche citare il cannone, che è molto potente ma necessita di un turno di inattività per essere usato. Turno dove ovviamente vi massacreranno senza pietà. Sì, ok, ci sono i medikit per curarsi e, udite udite, anche pozioni per resuscitare, ma sono anche queste totalmente inutili. Per prima cosa, il personaggio che usa l'oggetto rimane totalmente inerme per tutto il turno, correndo come un disgraziato per lo schermo con l'oggetto in mano.
Qualora comunque riuscisse nell'impresa di resuscitare o curare gli altri personaggi, questi moriranno subito dopo, perché comunque saranno riportati in vita, ma totalmente senza scudi. Ciò vuol dire che appena vengono sfiorati, crepano. Per arrivare alla fine di questa bella parabola, come non menzionare il fantastico ultimo dungeon? Dovrete attivare ben 4 interruttori e su ciascuna piattaforma vi troverete ad affrontare uno scontro particolarmente arduo. Eh già, perché se fino ad ora il gioco era easy, ora è decisamente very hard. Perché sì, senza un motivo la difficoltà diventa improponibile. Nell'eventualità che comunque riusciate a sopravvivere ai 4 scontri, vi troverete davanti l'ultimo boss accompagnato da circa 14.000 nemici. Bene, colpirlo è totalmente random, superare lo scontro virtualmente impossibile, morirete e quando succederà il gioco glitcherà sempre e comunque forzandovi a chiudere l'applicazione da Task Manager di Windows. Se avete fegato di tornare a riaffrontare tutta la tiritera per finire il gioco, beh, vi tocca rifare l'ultimo dungeon da zero, per poi morire nuovamente così all'infinito. In definitiva, state lontani da questo gioco, è come la peste, programmato male, costoso, totalmente nonsense, non in senso buono ovviamente. Se proprio avete 4 euro da buttare via e volete farvi del male, andatevi a vedere l'ultimo film di Moccia, almeno 2 risate sono assicurate. Oh, scusami se ti ho fatto male, lo sai che ti voglio bene, non ti farei mai così tanto male. Bene, popolo di YouTube, questa è la recensione di Serious Sam The Random Encounter. Spero vi sia piaciuta e vi ricordo che la serie di Serious Sam è una serie per veri duri e veri hardcore, quindi stateci lontano se non siete duri e hardcore. Bene, questo era tutto, quindi vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Per favore dimenticate quello che avete visto poco fa, mi raccomando. Arrivederci! Oh dai, piccolo, dai, non c'è averla con me, non avercela con me, non sai.